Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse fra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti, e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Fratelli e sorelle carissime, questa domenica, fra la festa del Natale e l'inizio dell'anno, la Chiesa ci invita a celebrare la Santa Famiglia. Non è difficile immaginare il motivo della scelta della festa della Santa Famiglia fra la festa del Natale e la festa della Maternità di Maria dell'inizio dell'anno. Il Natale, ma tutta la storia, è inserita nella storia delle famiglie. Fin dalla creazione, Dio ha scelto la famiglia perché in essa, più che in altre realtà, noi possiamo comprendere la sua identità e la sua missione. Possiamo comprendere chi Dio è e cosa Dio fa. E siccome noi siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio, possiamo meglio comprendere chi siamo noi e che cosa siamo chiamati a fare. Che chi siamo noi e cosa siamo chiamati a fare nella vita quotidiana, perché la Santa Famiglia di Nazaret era una famiglia come le altre, come le nostre famiglie, come ogni famiglia del mondo, che vive la quotidianità della sua esistenza fra speranze, gioie, tristezze, lutti, fra momenti di difficoltà e momenti di gioia. La famiglia di Nazaret non è la famiglia del Mulino Bianco. La famiglia di Nazaret non è quella che vive nel paese delle meraviglie, quella delle favole. È una famiglia reale, ma in essa, proprio in essa, Dio ha voluto che suo figlio diventasse uomo, che suo figlio nascesse dal grembo vergine di Maria di Nazaret. Dio ha voluto che in essa Giuseppe diventasse il custode, il padre,
di suo figlio, un padre ricco di coraggio, un padre ricco di fortezza e nello stesso tempo di tenerezza. Qual è allora il fine ultimo della vita dell'uomo? Qual è il fine ultimo che noi dobbiamo vivere proprio ad immagine e somiglianza di Dio? Il fine ultimo è donarsi per dare la vita. La famiglia ci insegna questa regola universale, questa regola fondamentale. Dobbiamo donarci perché ci sia la vita. Il dono e la vita, l'amore e la vita sono il senso dell'esistenza di ogni persona. E questo la famiglia ce lo rivela. Perciò la famiglia, come dicono i documenti della Chiesa, è di per sé stessa una buona notizia. Perciò solo guardando alla famiglia noi possiamo comprendere meglio la realtà di Dio. Lo dice esplicitamente San Giovanni Paolo II: non capiremo mai il mistero di Dio se non guardiamo il mistero dell'amore di un uomo, di una donna, che nel matrimonio generano alla vita i propri figli. Questa è la bellezza della famiglia. Ringraziamo perciò oggi Dio per le nostre famiglie. Chiediamo a Dio che ogni famiglia sia grembo suo, grembo dell'amore e grembo della vita. Ma nel Vangelo si nominano anche altri due personaggi, Simeone ed Anna. Concludendo la nostra buona novella di oggi, volevo dirvi due parole anche su questo uomo e questa donna, entrambi anziani, entrambi ai margini di quella società, come lo sono gli anziani anche ai margini della nostra. Eppure proprio loro, pieni di Spirito Santo, sono gli unici a saper riconoscere la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Proprio loro sono gli unici a vedere in quel bambino tenuto in braccio da Maria il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Proprio loro sanno riconoscere in quel bambino la pienezza dei tempi, la rivelazione e la realizzazione di tutte le promesse che il Signore aveva fatto nel corso della storia, nel corso dei secoli. Allora impariamo da loro a farci spazio vuoto perché lo Spirito Santo possa riempirlo. Impariamo da loro a benedire, cioè a dire bene di tutti e di tutto, a guardare le persone, le situazioni dalla prospettiva di Dio, per vedere in ognuno e in ogni cosa le cose belle che Dio ha seminato. E guardiamo a loro anche per avere la capacità di profetizzare, di rendere presenti nel mondo le parole stesse di Dio, che sono sempre parole di vita, che sono sempre parole d'amore. In questo modo penso che realizzeremo il mistero del Natale e anche in questo tempo così difficile della pandemia non perderemo di vista il senso ultimo della nostra esistenza: donarci per poter dare la vita.